Ciao amici di Concerti e Spettacoli e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi intanto presentiamo subito i nostri amici in studio, immancabile il nostro nonno Ugo e Milko Messi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti, un bacione. E un saluto anche al nostro Roberto Gergo, eccolo qui. Ciao a tutti, eccoci, una nuova puntata. Una nuova puntata, caro Roberto, anche speciale secondo me, perché è dedicata interamente ad un amico, prima che artista, di Concerti e Spettacoli, un grande uomo, lui è Ivano Pescari, che ha fatto della sua vita veramente, l'ha sfruttata totalmente per il mondo dello spettacolo. Lui non c'è più, come molti già lo sanno, ma noi oggi qui, non proprio in studio, ma telefonicamente, abbiamo il figlio, Simone Pescari. Vediamo se la telefonata è pronta. Ci sei, Simone? Salve a tutti. Ciao Simone, benvenuto. Grazie Ciao. Intanto per dedicarci questo Grazie tuo tempo. Grazie mille. Noi abbiamo l'onore e il piacere oggi di parlare interamente, appunto per tutta la puntata, di tuo papà. Ma più, sei tu quello che più di ogni altra persona al mondo può parlarci bene e corposamente appunto di lui. Certo. Vi dico che la situazione dopo 2 anni sta diventando sempre più difficile, perché si fa sentire sempre di più la mancanza, ma voi avete a repertorio una foto che è parte della storia del nostro territorio, del nostro bagaglio culturale musicale, e quella foto è la foto di un ragazzino di circa 10 anni con una fisarmonica in braccio e con veramente poca strada per camminare. Questo deve dare un input a tante altre persone che si avvicinano a questo mondo, e un input anche a me, soprattutto per dire non si può buttare via quello che è stato la passione, il progetto, la dedizione di un bambino che poi è diventato uomo, che poi è diventato nonno, che poi ha lasciato 250 brani in eredità alla comunità. Ecco. Una grande eredità, sicuramente una grande eredità. Esatto. E tu, Simone, porti avanti questa passione di tuo papà, che ormai è anche tua, anche perché ad un certo punto della sua vita, noi sappiamo che tuo papà aveva un'orchestra negli anni 60, se ricordo bene, poi proseguì... 70, 80, 90. Esatto, poi proseguì anche da solista, ma sempre con un'orchestra, e poi chiese a te direttamente, e questo credo che sia stata una cosa meravigliosa anche per te, certo, di collaborare e quindi creare questo duo artistico e portare avanti appunto questa passione. Come mi dicevi tu prima di questa puntata, una passione che è nata insieme a te dal 2014 fino poi al 2020, insomma. Esatto, nel 2014 abbiamo messo in piedi quello che era un sogno da parte di tutti e due, che però era poco realizzabile a livello economico, perché le possibilità sul campo di uscire in un mondo e in un momento dove i gruppi erano formati da massimo 2 o 3 persone e i budget erano limitati, ripartire con un gruppo di 6-7 elementi era una fantasticheria, e soprattutto nel farlo live, totalmente live. Era un nostro paletto, sì, e non poteva mancare. Poi è successo quello che è successo, e oggi ho intenzione di portare ancora più in alto quello che era il suo bagaglio, permettetemelo, SIAE, perché ha scritto, come dicevo prima, 250 brani
e credo che sia qualcosa che non può rimanere sotto lo spolverino o su un pezzetto di storia che poi va a finire per colpa di un virus. No, esatto, no, non deve assolutamente, anzi, deve essere il nostro, il tuo e il nostro prossimo obiettivo. Ha avuto coraggio? E vorrei, perdonatemi, preannunciare che i prossimi spettacoli, sempre più andando in avanti, saranno concentrati su quello che è stata la storia e la scrittura dei brani del maestro Ivano Pescari. Ok, sì, scusa, avevo un lancio dalla regia, quindi a questo punto, guarda, facciamo una cosa, mandiamo, il 23 ottobre c'è stato appunto un omaggio a tuo papà, Ivano Pescari, ci sono stati diversi interventi, proprio tanti, questo per sottolineare quanta gente ha voluto bene e ancora vuole bene a tuo papà, a Ivano Pescari, e noi, la regia è pronta, possiamo mandare questo primo contributo, prego. Puoi divertirti, lo sai. Prova i tuoi passi a tempo con noi. Muoviti con questa musica. Seguici ancora, resta se vuoi. Stasera sogniamo per voi. Ivano Pescari dell'81, 1981, allora era un giovane apprendista falegname con la passione della musica, studiavo in privato a scuola di musica qui di Città di Castello con il maestro Fabio Battistelli, che in seguito poi mi preparò all'esame del conservatorio, feci il conservatorio, mi diplomai nell'89-90 e entrai a far parte dell'orchestra con Ivano Pescari dall'81 al 90. Quindi quasi mancava pochi mesi per 10 anni, che ricordo di dire di Ivano, è stato l'amico degli amici, una persona solare, amichevole, si stava bene in compagnia, era un chiassone, uno scherzone, e anche un valido strumentista dotato di buone capacità musicali, aveva un ottimo orecchio, armonia, composizione, si faceva delle cose belle. Vi posso dire che durante il Festival di Sanremo, il sabato della finale di Sanremo, tra Ivano e la cantante indocchiamo, non so, due canzoni che erano papabili, che si potevano fare con l'orchestra, che erano ballabili così. Durante il viaggio in pullman, si partiva il pomeriggio per andare a suonare dove era, e Ivano con la fisarmonica tirava giù le partiture, io scrivevo le partiture, Ivano tirava giù le note, così si arrivava prima sul locale, si facevano le prove e in serata si suonavano queste canzoni, che poi erano quasi sempre quelle che vincevano o si piazzavano sui primi posti. Quindi
Si suonava dal vivo, eravamo 8 elementi. Nel nostro piccolo ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, ecco. Ivano per me è stato un secondo padre, perché gli ho sempre voluto bene e lui ha sempre riservato delle belle parole nei miei confronti. Però purtroppo i casi della vita sono venuti a conoscenza di quello che è successo e Ivano comunque è e rimarrà sempre con noi. Ciao Ivano. Salve, sono Renzo Il Rosso. Quando si parla di Ivano Pescari viene in mente un amico veramente fraterno, una persona dove ho fatto tante cose con lui. Prima cosa, scrivere alcune canzoni che poi stasera le presenterò. Era un musicista veramente completo, riusciva a capire quale poteva essere il genere del momento e scriveva alcune canzoni che erano adatte sia per il ballo che per l'ascolto. E poi, dopo essere un bravo musicista, anche un bravo amico e coordinatore, io e lui abbiamo organizzato una decina di crociere. E quindi noi suonavamo sulla nave, navi meravigliose della Costa Crociere, dove portavamo gli amici e quindi trascorrevamo una settimana insieme all'insegna dell'amicizia, della buona musica, della tavola, dello scoprire tante città o della Spagna o della Francia o della Grecia. Quindi abbiamo organizzato veramente tante cose bellissime. Purtroppo la vita fa anche queste cose qui. E l'abbiamo perso in un momento che doveva rimanere con noi, perché era un vulcano di idee. Mi dispiace tanto. Ciao Ivano. Sono Francesco Cesarini e che dire di Ivano? Ivano aveva un grande rispetto per la musica e lo ha dimostrato rimettendo su una bellissima orchestra totalmente dal vivo, che al giorno d'oggi purtroppo non è più la normalità per le tante orchestre da ballo che ci sono in giro. Buonasera a tutti, mi chiamo Luca Sebastiani, vengo da Rieti, ho un'orchestra che prende il mio nome. Sono qui questa sera a Città di Castello in onore di una grandissima persona che ho avuto la fortuna di conoscere intorno agli anni 80. Io ero piccolino, lui veniva a suonare nella mia città. Io appena avevo iniziato a suonare la fisarmonica e sia lui mi ha trattato, ci siamo presi a cuore, io Ivano, io ero piccolo appunto e lui mi ha trattato come un figlio, l'ho sempre rispettato anche a una distanza chilometrica molto elevata da Rieti qui e purtroppo questa disgrazia mi è dispiaciuta molto. Speriamo che la famiglia abbia la forza di continuare, specialmente Simone, e di portare avanti quello che ha creato Ivano, perché se lo merita, una persona eccezionale. Io oggi ho tolto tutti i miei impegni di lavoro per essere presente qui. Grazie a tutta la famiglia, vi ringrazio di cuore e vi auguro tutto il mio bene che vi voglio. Grazie. Ecco, da questa intervista vediamo quante persone hanno voluto bene e vogliono ovviamente ancora tanto bene a tuo papà. Una persona buona, così viene descritta. Simone, tu hai, come dicevamo, hai portato avanti questa sua passione e ti chiederei se puoi parlarci brevemente ancora un po' di questa tua passione e di questo tuo progetto con la tua orchestra. Sì, la mia passione non finirà con il virus, non finirà nemmeno con la perdita del mio pilastro. Ma anzi, bensì, andrà avanti con ancora più forza, consapevole del fatto che la musica è terapeutica
Io sono riuscito a uscire fuori da una depressione che poteva galopparmi addosso, perché nel momento in cui ho perso mio padre di Covid, io ero affetto da Covid e ho saputo della notizia da solo in una camera dove ci sono stato un mese e mezzo affetto da Covid. Ho scritto, mi sono fatto portare una chitarra da mia moglie e ho scritto questo brano per esprimere e buttare fuori tutto quello che mi passava per la testa. Stiamo parlando di Vivrai con fuori me. Quello che... Scusami, stavamo parlando di Vivrai esatto. con me. Esatto. Quindi sicuramente anche questo un bellissimo, un capolavoro, perché solitamente quando si attraversa un periodo non proprio buono è proprio quello il momento in cui uno riesce ad esprimere il meglio di sé. E noi lo facciamo ascoltare ai nostri telespettatori lanciando il video Vivrai con me di Simone. Prego. Non guarire da questa malattia che da noi ti ha portato via. Non ho avuto la possibilità di toccarti, di vederti, di piangerti addosso e di dirti quanto bene io ti voglio. Ti porterò nel cuore, angelo mio. Percorrere la strada sorridendo mentre parli felice con me. Ti porterò nel cuore, angelo mio. Complimenti Simone anche per la voce, comunque è una grande responsabilità
Hai una grande eredità da portare avanti, il ricordo di Ivano e poi ovviamente la tua musica. Sei in collegamento, ci senti? Sì. Sì, mi sento. Ecco, abbiamo qualche piccolo problema. Mi sentite? Sì, 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 ti sentiamo. Ah, ok. Ti sentiamo. Sì, no, la responsabilità è grande. La mancanza è grande. Ma ciò mi serve per riuscire a dare merito a quello che è stato e quello che sarà, spero, magari con i miei figli oppure con chi vorrà portare sempre avanti questa tradizione. E magari potrebbe essere anche solo l'esempio per qualcuno per trarre forza dalla musica e non abbattersi anche nei momenti più difficili. E io questo devo ringraziare ai miei genitori che mi hanno dato la possibilità di crescere e di riuscire a superare anche nelle avversità. Assolutamente, hai avuto un grande papà ma anche un grande maestro che ti ha insegnato, ti ha consegnato praticamente le armi dell'arte e della musica, per cui insomma sicuramente ne farai buon uso, già abbiamo, da questo video lo abbiamo captato. Io sono contenta di averti conosciuto, ovviamente i tempi televisivi sono un po' ristretti, quindi ti ringraziamo per essere rimasto qui con noi in questa puntata. Grazie a voi e grazie alla Max che mi dà la possibilità di mettermi in gioco. Ma lo facciamo veramente con tutto il cuore. Io ti ringrazio nuovamente, per qualsiasi altro progetto ovviamente tu avvisaci e noi saremo pronti per essere con le telecamere, insomma, per riprendere tutte le tue novità. Va bene? Senz'altro, grazie. Grazie a te, grazie e ciao. Buona musica sempre, ciao. Simone. E noi qui in studio, ecco il nostro nonno Ugo, oggi vi ho un po' trascurati, sia Roberto che nonno Ugo che Milko Messi, abbiamo concentrato la puntata principalmente appunto sul ricordo di Ivano Pescari. È un pezzo di storia della musica italiana. Esattamente. Sì, lo so, lo conoscevo pure io. Lo conoscevi anche tu, nonno? Sì, l'ho sentito nelle Valere. Ah, ok, quando andavi a ballare. Quando ero più giovane. Quando eri più giovane. Te l'ho conosciuto anche io, ho avuto il modo di conoscerlo proprio di persona, quindi ottima puntata, a parte insomma il fatto che comunque noi abbiamo partecipato poco, ma glielo dovevamo sicuramente, quindi un saluto a Simone, un saluto a Ivano soprattutto, insomma, che purtroppo non c'è più. Questo Covid ha rovinato a tutti. Ci ha rovinato un po' tutti, sì, adesso stiamo cercando di riprenderci, quindi insomma speriamo davvero di uscirne totalmente. Allora, io a questo punto non posso che ringraziare anche voi per avermi fatto compagnia, insomma, perché alla fine, come diceva Roberto, il vostro intervento è stato proprio minimo, però insomma... Ma non importa, Giusy, non importa questo, infatti. L'importante è aver messo in risalto quello che sta facendo Simone in memoria del padre e... Forza Simone e viva la musica. Grazie ancora a Roberto Ghergo, grazie a Milko Messi e al nostro nonno Ugo. Grazie a voi. Io ringrazio la regia. Grazie. Grazie a Simone per il collegamento telefonico e grazie ai nostri amici telespettatori, ovviamente vi invito per la prossima puntata, sempre presenti. E non posso che dirvi grazie ancora, un bacione, un abbraccio da Giusy D'Agata e tutto, alla prossima. Ciao!